Ciao e benvenuto a un nuovo tutorial di Builderall Advanced. Come oggi qui sono live con Deborah Opicelli, aiuteremo lei a costruire la sua area riservata per linea luce e allo stesso tempo ti mostrerò come tu puoi creare la tua area riservata, come tu puoi creare una membership usando Builderall e come puoi creare le tue pagine di vendita, i tuoi prodotti, le offerte, insomma ti servirà un po' per tutto. Va bene? Sei pronta, Deborah? Pronta. Ok, va bene. La prima cosa che devi fare per creare la tua area riservata è intanto andare su Builder, Drag and Drop Site Builder, troverai il nuovo sito. Per esempio nel caso di, questo anche per te Deborah, nel caso di Deborah ovviamente abbiamo registrato linealuce.com. L'area riservata io non la voglio mettere dentro linealuce.com, la mettiamo su un altro dominio su Builderall per non appesantire il sito. Ok, ad essere sincero, non so se ci possono essere teorie diverse. Qualcuno potrebbe dire no, mettila nel sito. Non ho abbastanza riferimenti con Builderall da sapere qual è la cosa migliore. Secondo me non ci sono problemi a tenerla fuori, così hai linea luce che è il sito leggero, ma poi tutte le lezioni, tutte le cose sono dentro un altro sito. Ok? Ok, e posso unirli oppure restano separati? Certo che puoi unirli, basta mettere un link. Però questa è una domanda che fate in tanti, come unisco le cose? È come dire, posso unire la mia pagina Facebook al mio sito? Sì, mettici un link. Perché dipende da cosa intendi per unire. Puoi unire quello che vuoi. Sì, ora pensavo uno dentro l'altro, però effettivamente basta un link. No, non ha senso che sia uno dentro l'altro. Ok? Ok. Però volendo, se vuoi, puoi anche farteli su un tuo dominio. Quindi nel caso di Deborah io ho fatto un nuovo sito. Ovviamente ora essendo live con te va un attimo più lento. Poi andremo su Sales Funnel, perché creiamo proprio un funnel, non solo una membership. Se non sai che cos'è una membership, è una tua area riservata, okay, dove le persone possono pagarti o anche non pagarti, ma per avere accesso del materiale protetto dalla tua password. E poi se è gratuita, pagamento, pagamento ricorrente, adesso ti faremo vedere delle cose. Quindi vai su Sales Funnel e poi vai su Membership. Ok? Potrai scegliere diversi esempi di membership. Io ho scelto di editare questa qui, Membership Funnel Course Structure 2. Ok, ho iniziato a fare edit e ora te la farò vedere perché l'abbiamo già creata. Quindi non. Poi qui ci saranno tanti altri layout. Io ti consiglio di partire da questo e poi puoi inserire gli altri al loro interno. Ok? Se vuoi, se è la prima area riservata che stai creando. Ora, nel caso di Deborah, io vado su i miei siti. Okay. È quello che dicevo prima, vedi che abbiamo linealuce.com, ok? E questo è il sito di Deborah. Ma l'area riservata adesso la voglio mettere su Linealuce. Okay? Ho creato un altro sito che si chiama Linealuce, devo attivarlo tra l'altro. Pubblica. Adesso lo andiamo un attimo a vedere. Quindi vedi, l'area riservata sarà su questo dominio qui. Ok? Adesso, come vedrai, ho lasciato tante cose in inglese, che così poi Deborah se la metterà a posto. Te la metterai a posto tu con i tuoi titoli e il tuo materiale. Ok? Ora, ok, Lina Luce è qui. Quindi è chiara questa cosa, linealuce.com è il tuo sito, ok. Invece l'area, qui la possiamo chiamare se vuoi, magari diamo un altro nome, rename, non so, la chiamo area riservata, se vuoi. Ok, sì. Ok, area riservata. Quindi l'area riservata sarà qui in un sottodominio di Builderall, tanto non è importante che sia un dominio di prima categoria.
Ok? O se vuoi che lo sia, lo possiamo fare, ok? Lo puoi fare dopo. Io per ora, per non appesantirti il sito, l'ho messa qui, ma dopo se vuoi la puoi comunque spostare. Ok? A questo punto andiamo dentro l'area riservata, io ce l'ho già qui aperta nell'editor. Quando entri, vedrai che avrai una serie di layout. Ok? Voglio spiegarvi che cosa sono i layout e che cosa sono le pagine. Hai tuo figlio lì con te? Ok. Di solito questi template avranno una parte che si chiama blueprint. Ve la voglio far vedere. Ok? Blueprint sono una pagina che vi spiega in inglese, ma graficamente, come funziona il blueprint. Poi magari li faremo anche in italiano, ma è molto facile, nel senso come funzionano queste pagine. Quindi, come funzionano queste pagine? Abbiamo una landing page, ok? Che in realtà io te l'ho richiamata pagina di vendita, perché in effetti è una pagina di vendita. Quindi è una pagina dove parliamo del tuo prodotto o servizio, ok? Che sarà appunto, per esempio, la pagina Treni del Benessere Linea Luce. Tu mi dici come la collego all'altro? Beh, basta che tu, per esempio, la volevi dentro Linea Luce, dove vuoi, quindi che ne so, su questo pulsante qui, vuoi mandare a quella pagina, clicchi, ok? La mandi a questa pagina qui. Ora, io ti ho fatto le pagine di vendita, tu hai scelto di fare i tre pacchetti. Io ti ho fatto una sola pagina di vendita, dove poi le persone possono scegliere il pacchetto che vogliono o tutti e tre. Ah, figo. Ok, non ti ho fatto e non ti sconsiglio di farti tre pagine di vendita. Che okay? Se vuoi te lo fai da sola dopo che questo tutorial lo puoi imparare a fare. Ok? Cioè, secondo te è meglio farne tre o è meglio così? Come vuoi tu, però io non mi sono messo a farti tre pagine di vendita perché se te le fai ti impari tu. Vedi tu anche in base proprio a quello che vuoi fare. Adesso capirai meglio cosa intendo. Ok? Però questo è importante che potete sapere, lo vedremo tra poco, ma puoi creare una sorta di, diciamo, di offerta con tanti elementi. Può essere l'elemento, per esempio, l'esempio di Dianucci è perfetto. Hai un pacchetto, mente, corpo ed emozioni, era giusto? Quindi le persone possono andare su Dianucci e scegliere se comprare uno dei pacchetti o tutti e tre. Quindi su Esatto. questa offerta, se metti che tu vuoi aggiungere anche un'altra offerta che sarà coaching, posso entrare e aggiungere al mio carrello fondamentalmente. Dai, perfetto. Ok? A questo punto, quindi c'è una landing page, la mia lettera di vendita, che ora è questa qui, adesso poi ti farò vedere come editarla. Ok? Comunque avrai una pagina di vendita. Poi, che cosa ci sarà? Una checkout page è la pagina proprio di acquisto dove vado e dovrò fare mettere i dati di pagamento. Dalla pagina di acquisto, se faccio il pagamento, mi manderà sulla membership area, questa qui è la welcome page. Ok? E poi al corso vero e proprio. Se vuoi aggiungere prima di questo altre cose, per esempio potresti aggiungere una landing page per catturare le email, per dare il tuo corso gratuito. Ok? Se seguite i miei corsi sui lead magnet, noi qui da qualche altra parte dovremmo avere una landing page, ok? Che dà un corso gratuito. Tu hai fatto dai video gratuiti, giusto, Deborah? Ok, quindi da un'altra parte avrai un'altra landing page che dà dei video gratuiti. Magari quei video gratuiti sotto quei video, nelle email che manderai, mandano a questa pagina di vendita. Tipo, ti è piaciuto il video gratuito? Vai alla pagina di vendita. Ok? Allo stesso tempo la checkout page è connessa a una lista autoresponder. Quindi quando uno compra, magari viene tolto dalle liste in cui era prima. Per esempio, la lista di potenziali clienti viene messa in una lista di clienti e riceverà email relative ad altre cose. Ok? Perché, per esempio, che è scritto che si è comprato il pacchetto, non vuoi mandargli le email che le dicano, per esempio, di comprare questa cosa, giusto? Certo. Ok? Quindi, quando tu vai sempre qui, sulle pagine, sono i gruppi di pagine, avrai un blueprint, che è questo qua che ti spiega come funzionano le cose. Ok? Se vuoi, ti puoi anche leggere come funziona il flow. Come si edita il funnel, sono in inglese, ma se metti su Google Translate è banale, però è giusto capire come funziona. Però questo è il flow, sono quattro pagine. Ok? Voglio farvi capire la differenza tra i layout e le pagine. Vedi che qui abbiamo dei layout. I layout sono dei set di pagine. Per esempio, noi abbiamo Blueprint non conta, Blueprint è un esempio. Ok?
Per esempio abbiamo il layout che è il membership funnel, adesso te lo faccio vedere. E il membership funnel è fatto dalla pagina di vendita, che adesso andremo a editare, la pagina di acquisto, okay, che anche questa andremo a editare, ora è bianca perché non abbiamo messo ancora nessuna offerta. Okay. Poi avrai il disclaimer, i contatti, tutte queste cose qua. Ok? Cos'è il disclaimer? Le note legali, ok? Però voglio solo farti vedere una cosa. Vedi che tutte queste pagine hanno il footer, scusami, l'header, questa parte grigia qui, sopra e sotto uguali. Tutte queste pagine sono uguali, sono uno stesso tipo di template. Questo è un layout. Tutte queste pagine, anche la pagina di vendita, cambia quello che c'è dentro, ma questa parte qui è uguale. E questo sono un set di pagine che hanno questo tipo di layout. Questo è un layout, quando tu vedi qui, layout, sono un set di pagine dove l'header e il footer rimangono uguali, costanti. Infatti questo, se sei un attimino familiare con Builderall, lo sai, quando metti le cose nella parte gialla si mostra su tutte le pagine. Quindi se io metto questo bottone, per esempio, nella parte qui sopra gialla, o sotto, nella parte gialla al fondo, che okay, qui sotto, questa cosa appare su tutte le pagine di che cosa? Di questo layout, ok? Questo è un layout, ok? Ci sei, Deborah? Ok? Sì. Quindi questo è un layout, per esempio, questo è un layout e dentro questo layout ha tutte queste pagine qui. A noi quelle i termini di acquisto, quelle cose, però non sono importanti, poi te le modificherai tu. L'unica cosa che per me sono importanti è la pagina di vendita e la pagina di acquisto. Ok? Però questo è un layout che ha una serie di pagine tutte uguali. Ci sono altri layout. Se torniamo indietro, tutti i layout, avevamo anche il layout della membership. Clicchiamo. E questo è il layout che ha, per esempio, il benvenuto. Fartelo Ma vedere. qua hai già scritto delle cose. Sì. Però questo è il benvenuto, che era quella terza pagina, dopo il pagamento arrivo qui. Quando cliccherò su Get Started, mi manderà su invece proprio il layout dei moduli. Ok? Ok, adesso membership area è un altro layout, voglio di nuovo che sia chiara questa cosa, sono un set di pagine che sono uguali, infatti se io vado Power Fitness è così, ma il potere della mente è uguale, la guarigione emozionale è uguale. Vedi che la pagina non cambia, cambierà solo i video, le cose che ci vuoi mettere dentro. Ok? C'è anche un modulo 4 che noi non abbiamo usato. Ora, anzi, prima di tornare indietro, di nuovo, questo è un layout. Se io voglio mettere qualcosa nella parte gialla, se questo menu lo metto qui, apparirà su tutte le pagine di che cosa? Di questo layout, non dell'altro. Ok? Questo è il concetto di che cosa sono dei layout, sono dei gruppi di pagine simili, fondamentalmente. Ok? Ovviamente puoi aggiungere sia altri layout, quindi qui potrei fare aggiungi un layout, boh, metti che voglio creare altre pagine nel mio sito, oppure se sono già dentro un layout, per esempio qui immagina di voler aggiungere un modulo, puoi fare aggiungi una pagina, però per tenere il layout costante copio quello che ho, quindi voglio aggiungere un quinto modulo, qui ho il modulo 4. Faccio sulla rotellina. Copia. Ok? Questo qui significa copia. Duplicate page, conferma. Ok. E adesso come vedi mi ha dato modulo 4 copia. Che lo posso chiamare modulo 5 se voglio. Ok? Queste cose qui sono intuitive. Se provi un po' a fare queste cose le capirai da solo, però per dirti puoi aggiungere quanti moduli vuoi, puoi aggiungere quante lezioni vuoi, puoi fare quello che vuoi. Ok? Voglio farti dire una cosa, io ho creato solo questi tre moduli, Power Fitness, il potere della mente, guarigione emozionale. Ok? Immaginiamo che ci sia un modulo 4, guarda che cosa succede qui. Se vado al modulo 4, anzi, se vado al modulo 4, la copia, quello che abbiamo fatto adesso. Potrei mettere anche i tre pacchetti insieme nel modulo 4 copia, ad esempio. Cosa vuol dire?
praticamente nel modulo 1 ti si apre Power Fitness, nel modulo 2 il potere della mente, nel modulo 3 guarigione emozionale, invece per chi ha acquistato tutti e tre No, potrei. no, perché questo è quello che vedrà chi ha acquistato tutti e tre. Ah, Ok? Qua c'è tutto. Questa è l'area dove c'è tutto. Poi possiamo, dopo posso farti vedere come puoi far sì che le persone vedano solo alcune cose se hanno comprato uno dei tre. Ok? Questo dipende da come lo vuoi strutturare tu. Voglio farti vedere una cosa. Vedi che in questo modulo 4 copia, qui c'è un menu, che è un altro menu, è sbagliato. È il menu che mi dice termini del servizio, eccetera. Quando vuoi editare un menu, di nuovo, come tutto, su builderall cosa si clicca quando voglio editare qualcosa? Brava. Il destro. Destro. Configura. Ho creato un menu, moduli corso. E guarda, bam. Questo menu non esisteva, voglio aggiungere un menu. Aggiungi. Scelgo le pagine che voglio far vedere, gli do un nome e c'ho un nuovo menu. Ok? Magari dopo. Anzi, questo non esisteva, quindi che cosa ho fatto? Ho chiamato il menu, gli ho dato un nome, moduli corso, ho preso i moduli del corso, li ho spostati qua e ho creato il menu. Ok, molto molto banalmente. Confermato e ora ce l'ho. Ok? Ok, adesso torniamo, adesso cancello questi moduli qui che a noi non servono. Ah, ho sbagliato layout. Membership area. Vediamo un po' se Deborah, come si cancelleranno questi moduli? Ok. Andando sulla rotellina. Rotellina. Cancella. Ok, alla fine se passi qualche ora su builderall è molto intuitivo. Anche questo, la copia 1, cancella. Okay. Ogni tanto, se state con builderall, vi conviene salvare quello che fate, perché a volte se si perde la connessione, soprattutto se non avete un wifi molto stabile, sì, Deborah l'ha imparato nel modo difficile. Ok, quindi ogni tanto salvate, clicca qui su salva. Ok, salva. Ok? Adesso facciamo uno step indietro. Mi hanno detto che la prima pagina era la landing page. Nel layout, quando abbiamo visto il blueprint, abbiamo visto che la prima pagina l'aveva chiamata landing page. Io le ho rinominate per far essere le cose più chiare. Ok? Quindi guarda qui, la home si chiama pagina di vendita, così sai che è una pagina di vendita. Ok? Quindi qui, Deborah, che cosa dovrei fare? Te la devi editare. Ok, quindi se ti ricordo, nel blueprint puoi vedere com'è il flow delle pagine, come funzionano. Quindi abbiamo detto che okay, la prima pagina lui la chiamava landing page, la nostra pagina di vendita. Se io vado qui su Membership Fan, trovavi una pagina che si chiamava landing page, io l'ho rinominata in pagina di vendita, così è più facile. Ok? Questa si edita come qualsiasi pagina di Builderall. Quindi, Deborah, qui ti dovrai mettere il tuo logo, il tuo titolo, quello che vuoi. Qui le persone potranno fare due cose: guardare un video, quindi, per esempio, se hai il trailer del corso, lo puoi mettere qui dentro. Di nuovo, clicco col destro, azione. Non voglio il pop-up, voglio, per esempio, torno al menu precedente, voglio un video, ti metto video. Metti il link di Perfetto. YouTube e c'hai un video. Ok? Ti aprirà un video. Get access now, questi pulsanti che sono ripetuti, ovviamente puoi cambiare in italiano, mettere inizia ora. Questi andranno invece proprio alla pagina di acquisto, quella con i dettagli del pagamento. Ok? So, è già impostato, guarda, col destro, azione, pagina di acquisto. Ok? Se non Ok. fosse così, ovviamente te la imposti tu, su, torna al menu, dove li voglio mandare a una pagina. Quale pagina scegli tu? Però avevo chiesto a quella di acquisto. Ok? Quella pagina di acquisto la potrò usare per più cose Sì, o dovrò no, creare la più puoi fare per più pagine? cose. Ok, Ok. questo è il bello, per quello che non ha senso fare, che ne so, 6 landing page e 6 pagine di vendita e 6 pagine di checkout e 6 offerte. Puoi dividere le cose in un modo diverso. Ok?
Ora, questa è appunto la pagina di vendita, ti crea il tuo titolo, il tuo sottotitolo, tutto quello che ti serve, ok? Riguardo a questo qui. Questa qui in questo caso è per il pacchetto completo. Io parlo del pacchetto completo, se vuoi mettere i prezzi vedi tu. Ok, adesso poi vediamo quando arriveremo a editare la pagina del checkout cosa succederà. Ok, quindi questa qui te la editi. Voglio farti Quindi vedere. devi parlare solo del pacchetto completo. Parla del programma Linea Luce e parla magari dei tre pacchetti, nel senso che ne so, mettili in ordine, modo 1, modo 2, modo 3. E poi fai capire che puoi prendere quelli che puoi prendere. Ok? Se per qualche motivo vuoi disegnartelo in modo diverso, puoi, ma secondo me non ha senso. Ok? Perché è più facile così. Voglio farvi vedere se io vado sull'anteprima. Ok, questa sarà la mia pagina di vendita. Di nuovo sarà a un dominio esterno, ma la posso collegare al mio sito co come voglio, un link, un bottone, quello che voglio. Mi prendo il link e lo mando alle persone. Nella pagina di vendita possono comprare in più punti, possono qui, possono qui, possono sotto, dove vuoi. Ok? Quando cliccano, vanno, abbiamo detto, alla pagina, dove ora non c'è niente, però questa qui sarà la pagina di acquisto. Ok? Ora torno all'editing, e in questo modo abbiamo editato la nostra pagina di vendita. Adesso editiamo un attimo le pagine della membership. Ok? Posso chiederti una cosa? Vai. Andando sul mio linea luce, quello con il dominio, diciamo, se io voglio collegare la pagina di vendita, posso mettere tra le azioni, cioè ho la possibilità di mettere Sì. il link. Sì, perché tra le azioni, immagina, adesso non vado su linea luce, cioè se vado su linea luce qui dentro, per esempio, voglio mettere qualcosa, clicco col destro, che ora ve lo faccio vedere, non su linea luce perché non ve lo faccio vedere qui perché dovrei aprire l'editor, lo faccio da qui, ma immagina che questa immagine sia lì, clicco col destro, azione, oh, scusa, questa non è un'immagine, che insomma era un bottone, clicco col destro, azione. Che azione? Pagina o web address. Qual è il web address? Mandi la pagina che vuoi. Ok, Niente di più grazie. banale, giusto? Giusto. Ok. O comunque, queste sono come sono fatte come l'area riservata. Di nuovo, tutto quello che c'è te lo puoi editare, pagina per pagina. Qui abbiamo visto di nuovo qui dentro quante pagine ci sono. La 1, 2, la 3. Okay? Qui tutte le pagine. Abbiamo diviso in moduli, in questo caso tre moduli, e ogni modulo è diviso in delle sottosezioni. Ok? Come funziona il tutto? Ok, hai questi header e il footer che sono su tutte le pagine che sono uguali. Poi hai il menu, che ti ho fatto vedere prima come si creava. Che può apparire su tutte le pagine che vuoi. Se crei qualcosa, vi do un trucco per Builderall. Se crei qualcosa che vuoi mettere più su pagine, che è uguale, che vuoi copiare, indovina come si fa? Si fa così: lo prendo, lo metto un attimo nella parte gialla, così mi appare su tutte le pagine. Anzi, E poi lo sposto. sì, lo copio, lo incollo, lo duplico praticamente. Vedi, ne ho fatti due. Ok, se volessi solo avere questa parte qua, lo metto nella parte gialla. E poi vado sull'altra pagina, lo tolgo la parte gialla e lo metto dove voglio. Okay? Tu puoi perché la parte gialla rimane costante su tutti i siti. Ok? Ok. Quindi il menu lo edito così, l'ho fatto vedere prima. Configura, scegli le pagine da far vedere. Ok? Tutte le altre cose qui ovviamente non c'è scritto, qui dovrei scrivere linea luce, power fitness, se vuoi scrivere che cos'è, bla bla bla. Ci sono dei tab. I tab saranno dentro questa stessa pagina, ti si apriranno le tue varie lezioni. Adesso io non so, che ne so, Power Fitness quante lezioni sono. Cinque. Ok, 5. Indovina un po' come si fa intanto. Ho la prima tab, qui mi dirai, Francesco, c'è scritto lesson 1, non c'è scritto lezione, come si farà? Boh, come si fa tutto il resto subito, clicco col destro. Li faremo probabilmente appearance. Come appare? Ah no, questo è per scegliere la grafica.
Vedi che Però cambia. se vado sulla rotellina posso anche modificare il nome. Guarda, configura, se non è uno sarà l'altro. Ok. Vi faccio l'esempio, io non l'ho mai fatto, però è intuitivo che c'è scritto Lesson 1, c'è una matitina, clicco sulla matitina, lezione 1, confermo, che adesso non lo faccio per tutti. Mi hai detto voglio aggiungere un'altra lezione, come si fa? Add tab, ok? Lezione 5, ok? Conferma, babam, quindi tu farai la stessa cosa per tutte le altre lezioni. Ok, ora ne abbiamo messi 5 qui. Se andassi sul potere della, anzi, andiamo sul potere della mente, sul modulo, il potere della mente è un'altra pagina e quindi devo andarmela a prendere qui. Andare, vedi che qui non ho 4 tab, qui ora non ho la quinta tab, qua ne ho 4. Sono proprio queste sono tre pagine diverse, uguali perché sono dentro lo stesso layout, però sono diverse. Cioè, sono uguali nel layout, ma gli elementi che sono dentro sono diversi. Tipo, magari qui posso togliere uno di questi download e lasciarne uno. Ok? Questa è un'altra cosa interessante. Qui tu, Deborah, metterai i tuoi titoli, la descrizione, la tua foto, quello che vuoi. Metti che vuoi dare degli audio, dei PDF, delle cose, qui puoi aggiungere i download. Ok? Come si farà mai? Clicchi col destro. Azione. Che cosa vogliamo dare? Un documento, per esempio. Giusto? Magari ho un documento in PDF, me lo fa, clicco, cerca file, te lo cerchi dal computer, lo metti su. Un'altra cosa interessante, che è un benefit di Bidoro, vedi che ci sono queste immagini? Questi sono quelli che si chiamano i mockup. Se tu vuoi creare un'anteprima della tua meditazione, Deborah, vai proprio fuori da Bidoro, vai su design, questa è un'altra cosa fantastica che ha Bidoro, che se no ti costerebbe a qualche di solito costa tipo sui 10-20 euro al mese fare i mockup sulle cose mensili. Vai su un design studio e ci sono tutti i vari mockup. Se vuoi crearti l'immagine di un iPhone con la tua meditazione dentro, quello che vuoi, te lo puoi fare da qui. Che figo. Ok. Ok, adesso devo fare il flash player. Ok. Domande, Deborah? Mentre si caricano le cose. Ok. Tutto chiaro. Comunque, di nuovo, sono cose abbastanza intuitive. Se è uno strumento nuovo, come lo era per me, ci devi impegnare qualche ora per capire determinate cose, ma io non ho mai visto niente che è così facile fa tutta sta roba. Ok? Quindi qui ci sono tutti i miei mock-up, metti che nella mia meditazione, che ne so, voglio mettere un ebook, ok? Ho il telefonino per la meditazione. Clicco qua. Ora non ti faccio vedere come editare il mockup, non è lo scopo di questa cosa, però ti crei la tua immagine. Di nuovo sarà banale, sarà caricare un'immagine, copia e incolla, te la scarichi sul computer, torni nell'editor. Come cambierò questa immagine? Clicco col destro. Quale di queste cose sceglierò? Change image vorrà dire cambia immagine, cambia immagine. Ok? E quindi poi mi dirà che immagine voglio usare, posso scegliere l'immagine che ho creato da builderò. Ok. Di nuovo, se una di queste cose non la voglio, metti che quest'area qui non la voglio, tac, non c'è più. Cercate di capire come funzionano gli elementi dentro builderò. Questa è una box, vedi una scatola, questa parte qui nera. Se vedi che se clicco qui muovo tutto. Questa è una box e questa è un'altra box, dentro la box. Se la sposto fuori diventa nell'altro layout. Questo è il modo di editare determinati elementi, ok? Di spostare gli elementi tutti assieme. Questa è una box dentro un'altra box, che okay? Un riquadro, non so come possiamo chiamarlo. Qui ci sono gli altri link legali dove poi ti puoi costruire le altre pagine, magari questi qua te li copi dal mio sito, ma però non è importante neanche che tu li abbia, sono due o tre cose banali, ok? Puoi anche toglierlo però al menu. Comunque sono dei termini della privacy, quelle cose lì, che okay, te li copi, queste pagine qui di nuovo le editi da dentro le pagine, se vai nella membership area,
No, scusa, nella membership funnel avrai per esempio, che ne so, qui privacy policy. Quando editi questa pagina, ok, ci cancelli la roba in inglese, ci metti la mia o vai, parli dal tuo legale, commercialista, quello che è, e mettete quello che dovete mettere. Comunque sono non sono l'obiettivo di questo tutorial, a queste parole. Questo lo vedono anche le persone. Questo lo vedono anche le persone che non sono registrate in linea luce Sì, oppure sono. questo qua è per tutti, che sono solo dei link che devi avere alla base del sito. Ok? Quindi, che cosa abbiamo detto? Abbiamo creato la nostra landing, abbiamo editato questa pagina qui. Abbiamo editato le pagine della membership, ok? Penso che di aver detto tutto. Qui era diviso in modulo 1, modulo 2, modulo 3. Adesso abbiamo fatto i nostri tre moduli, dovrei editare tutto il contenuto. C'è anche la pagina di benvenuto, questa è la prima pagina dove arriveranno dopo aver comprato. Che questa qui invece non sarà protetta da membership, però ve la faccio vedere. Senso non sarà protetto da membership. Adesso, che questa pagina qui le persone che non hanno ancora comprato possono comunque vederla, perché potrebbe essere una sorta di pagina di benvenuto, ma che non puoi accedere se non hai acquistato, cioè non puoi accedere all'area riservata se non hai acquistato il pacchetto, però questo video qua di benvenuto lo puoi vedere Ok. se vuoi, per ora è impostato così. Quindi questa è la mia pagina di benvenuto, facciamo un attimo salva. Poi andiamo su modalità anteprima. Se andiamo su Get Started, ok, qui potrai mettere quello che vuoi, inizia. Ah, adesso non è linkato a niente. Torniamo all'editing. Clicchiamo col destro. Azione. Ok. Ah, avevano messo page link. Che pagina li vogliamo mandare? Li vogliamo mandare per esempio al Power Fitness, al modulo 1. Ok? Salva. Ok, anteprima. Questo sarà diciamo il benvenuto. Dopo il pagamento le persone vanno qui, ma se vado su poi Get Started mi dovrebbe portare, ecco, mi porta al primo modulo. Ok? Ecco, e se invece una persona avesse acquistato ad esempio solo meditazioni, Dove sono, avrà lo dove stesso sono le costo? meditazioni? Sono un altro pacchetto a Nella parte? parte dedicata alle emozioni. Ma puoi acquistare solo le meditazioni o puoi acquistare la parte dedicata alle La parte dedicata alle emozioni? Ok, lo vediamo adesso quando facciamo la parte del checkout. emozioni. Ok, come Ok. impostare le offerte. Però in questo modo abbiamo impostato tutte le pagine. Ok, questo era il menu, voglio vedere perché è venuto fuori solo Power Fitness invece che tutte le altre pagine. Un'altra cosa importante da sapere è che se vuoi far apparire un elemento, per esempio il menu, su tutte le pagine, se clicchi col destro e clicchi poi su Show on all pages, significa farlo vedere su tutte le pagine. Quindi in questo menu, vedi che è diventato giallo, apparirà su tutte le pagine. Ok? Un'altra cosa che voglio farvi vedere prima di editare. E questa qui, quando andiamo nella membership area, questa qui è la parte che noi vogliamo proteggere con la password. Andremo qui, ok? E creeremo un'area riservata, per esempio linea luce completo. Significa che chi comprerà linea luce il pacchetto completo avrà accesso a, per esempio, quest'area qui. Se noi ho messo qui, per esempio, linea luce mente, mi permetterà di far accedere a linea luce mente. Ok? Se adesso lo lascio su linea luce completo, se voglio creare altre aree, quando clicco qui, anzi scusami, clicco qui sulle rotelline rosse, impostazioni dell'area riservata e posso crearli. Adesso per esempio posso aggiungere una e facciamo, che ne so, linea luce
emozioni. Ok? Io lascerei tutto così. Se vuoi usare i token, ci sono altri tutorial sui token, ma noi non li abbiamo ancora fatti. In questo modo le persone si registrano invece con l'email e la password. Fammi editare linea luce completo. Dovrà avere una sua password per accedere. Sì, ogni persona si registra, si crea la sua email, si crea la sua password, come con qualsiasi cosa. Poi lasciamo pagamento, per ora lasciamo manuale e con il pagamento. Quando le persone accedono a membership area, a quale pagina vanno? Lo scelgo qui. Pagina. A quale pagina li mando quando le persone si iscrivono? Alla benvenuto. Ok? Quindi qui tu ti crei le quante aree riservate vuoi, nel senso, più che aree, perché poi in realtà noi manderemo alla stessa pagina, però possiamo creare diverse, appunto, diversi pacchetti se abbiamo diversi prodotti o vogliamo dare accesso diverso a persone diverse. Ok? Quindi questo è il modo in cui tu crei un'area riservata, ne puoi creare infinite. Io ora edito solo linea luce completo, poi il resto Deborah vedrai tu come settarlo. Linea luce completo. Ok, lascia questo cliccato così, email password, lascia pagamento automatico, metti come pagina quella che ti sei creato di benvenuto. I token però lasciamoli stare. Devi andarti a creare una lista. Questo è importante. Vedi che c'è scritto linea luce pacchetto completo? Cosa vuol dire che sono andato su Builderall, su Mailing Boss? Ovviamente se non ho mai fatto niente con Builderall, queste cose non lo saprei fare. Iniziati a creare il tuo sito, la tua lista di email e altre cose, poi capire come si fa. Ti crea un'altra lista che è la lista del pacchetto. Così sai chi sono le persone che hanno comprato quel pacchetto. Tra l'altro puoi anche impostare che quando le persone si iscrivono a questa lista vengono disiscritte da altre liste. Ok? In modo che se tu vuoi iscrivere a queste se per esempio, non so, è Natale, vuoi mandare un'email a tutte le persone che hanno comprato le meditazioni delle emozioni, e vuoi dirgli che gli fai uno sconto di Natale su anche il pacchetto corpo, non lo mandi a tutti, okay? Non lo mandi soprattutto a chi ha comprato già quel pacchetto, non ha senso. Quindi ti crei la lista e dici ok, nell'area riservata linea luce completo, mando le persone nella lista linea luce completo, ok? Quindi vai su Mailing Boss, ti crei la tua lista, salvi il tutto e ti apparirà la tua lista dove vuoi che le persone vadano. Quando hai fatto tutto, fai salva. Ok, e chiudiamo. A questo punto, fammi salvare tutto il sito. Andiamo sulla pagina adesso del pagamento. La pagina del pagamento era... La mia lista in questo caso si creerà attraverso le persone che cliccheranno su linea luce, il sito quello col dominio, diciamo. Dipende da quale lista stai parlando. Questa lista no, questa lista è quella delle persone che avranno pagato. Questa è la Perfetto. lista delle persone che hanno pagato, che hanno comprato qualcosa. Ok? Ok. Ok. Andiamo qui nella pagina di acquisto. E la vedrai ora bianca. Di solito in realtà quando inizi a... Di solito qui c'è una specie di template che io ho cancellato di base, perché tanto lo dobbiamo cancellare. Qui dovremmo fare così, andare sulla pagina del checkout, poi andare su beta, vedi che c'è una borsa, vuol dire shopping, e impostiamo intanto manager del pagamento. Quindi qui clicchi su esempio. Mettiamo per esempio, che ne so, linea luce. Scegliamo come pagamento, lasciamo PayPal. Qui dovrei mettere la tua email di PayPal. Qual è la tua email di PayPal, Deborah? Trainer del benessere? Benessere, no, benessere con luce chiocciolagmail.com. Ok. Salviamo.
Se vuoi potrei anche usare piattaforme esterne, ma se sei all'inizio, se sei in Italia, probabilmente ti converrà usare PayPal. Builderall sta lavorando all'integrazione con Stripe, che è fantastico, che è quello che uso io su altre piattaforme, quindi in futuro faremo delle altre cose, se le persone non hanno PayPal possono pagare con la carta di credito, eccetera. Ma anche su PayPal puoi pagare con la carta di credito, quindi non è un problema. Comunque ci sono anche piattaforme esterne, giusto per farlo sapere, e puoi aggiungere JVZoo o ClickBank. ClickBank sono anche cose molto, molto utili. Okay? Se non sai di cosa sto parlando, lascia stare, usa PayPal. Però voglio farti sapere che le integrazioni esistono. A questo punto abbiamo connesso, ok, abbiamo il nostro PayPal, dobbiamo creare un'offerta. Andiamo su Offer Manager. Stiamo vedendo un'offerta che è una membership. Andiamo a cancelliamo questa offerta qui, che è un'offerta di base. Aggiungiamo un'offerta. Pulsantino verde, diamo un titolo, per esempio linea luce, e scrivo la descrizione di che cos'è l'offerta. Gli do il pagamento, abbiamo detto PayPal, quale account, linea luce, mettiamo euro, la data di espirazione non c'è. Se vogliamo mettere, se qui, se vuoi aggiungere un'immagine di un pacchetto, tipo proprio il pacchetto, che ne so. Qui puoi fare il mockup con, siccome la linea luce è magari completo, o il logo di linea luce, quello che vuoi, puoi mettere un'immagine. Ok? Ok, aspetta che ti sposto di qua. Poi andiamo su Next. E questa è linea luce, ok? Questa è un'offerta, ma dentro un'offerta posso aggiungere diversi item, diversi elementi. Guarda qui, item 1, che cos'è? Per esempio, linea luce. Pacchetto completo. Quanto costa, Deborah? Ok. 197. Ok. Ovviamente quando fai le tue prime prove ti converrà mettere tipo un euro, così fai le prove con la tua carta di credito, eccetera, fai provare qualcuno. Qui mi scrivi che cos'è, quindi mi dirai questo è linea luce completo, bla bla bla. Ok. Però non c'è uno sconto. Qui di nuovo puoi mettere l'immagine, quindi per esempio l'immagine dei mock-up del pacchetto corpo, mente, spirito, quello che è. Questa è una membership area. Il pagamento, ok, è una volta. Se vogliamo potremmo fare ricorrente. Per esempio, che ne so, 197, che ne so, ogni mese, qualcosa del genere. Vedi ricorrente, quanto? Bisettimanale, mensile, per esempio mensile, ciclo infinito, o magari posso mettere ciclo, non lo so, 12 mesi, ok? Quello che vuoi. 12 pagamenti mensili, ok? 5 pagamenti mensili, se quello che vuoi. Nel nostro caso noi non facciamo in realtà questo perché abbiamo detto che non è ricorrente, hai fatto un pagamento, giusto? Per esempio, nel caso di Deborah, se non sbaglio, come abbiamo impostato per te, l'idea è che puoi creare una membership, che è un upgrade. Chi avrà acquistato questi corsi e tu avrai le liste di chi ha acquistato questi corsi, e solo loro potrai dire: ehi, ciao, grazie per aver acquistato il pacchetto completo. Se vuoi la membership di Linea Luce mensile, possono acquistare anche quella, che sarà, non lo so, 40 euro al mese, ok? Quello che vuoi. Puoi fare questi upgrade, sono delle vendite ulteriori dopo che hai fatto delle altre vendite. O più economico, più caro, più quello che vuoi. Però in questo caso, per esempio, una persona si è comprata il pacchetto, solo chi ti ha comprato. Sono cose un po' avanzate queste, anche per Deborah, però voglio farvi capire come funzionano alcune cose. Se una persona ti ha acquistato, ha appena acquistato il pacchetto completo, perché hai creato una lista che si chiama pacchetto completo? Perché a queste persone metterai qui una lista di autoresponder che al giorno 1 dice: ehi, ciao, fantastico che hai comprato questo, grazie mille. Ecco come usarlo, li terrai engaged, non li abbandonerai a loro, no? Magari per un po' di giorni, una volta a settimana, li seguirai. Hai aperto il modulo 1, lo sai che la maggior parte delle persone non lo finisce mai. Fammi sapere che cosa ne pensi, hai bisogno di aiuto. Magari dopo 2 o 3 giorni, in base a te, puoi dirgli: ehi, ho visto che hai acquistato, spero che lo stai usando. Sai che solo per un'altra settimana a chi ha acquistato il pacchetto completo offro la membership mensile anziché a 40 euro a 20 euro. Ok? Quindi premi chi ha acquistato dandogli uno sconto ulteriore sull'altra cosa. E questo è il potere degli autoresponder, delle liste di mail, delle sequenze.
Ovviamente non devi iniziare da così sofisticata, va benissimo adesso vendere i tuoi prodotti, però quello che puoi fare con Builderall, con l'autoresponder, è questo che è potentissimo. Puoi automatizzare sequenze che quando la persona compra gli puoi fare altre offerte in automatico. Ha senso? Sì, Ok. sì, sì. Quindi questa è una membership area. Quale membership area? Beh, linea luce completo. Se ci fossero altre membership area, adesso ti faccio vedere. Le non espira, l'email message, questo è il messaggio che puoi mandare quando le persone devono confermare, perché via email dovranno confermare alcune cose. Ok? A questo punto aggiungi item. Metti che vogliamo aggiungere un altro item e qui lo chiamo linea luce emozioni, per esempio. Ok? E che ne so, questo per esempio quanto costa? Ok. 57. Ok, 57. Di nuovo membership area. Adesso voglio farvi vedere una cosa. Facciamo salva. Quindi stavamo editando la nostra offerta. Ok, l'abbiamo editata. Era qui dentro. Adesso che l'abbiamo editata, cosa facciamo? La voglio aggiungere alla pagina, per la pagina vuota. Dove andremo? Beh, sul più. Che cosa vogliamo aggiungere? È un checkout, un carrello, un acquisto. Scegliamo checkout. Scegliamo l'offerta. Abbiamo creato linea luce. Confermiamo. Sorpresa, sorpresa, avrò per esempio linea luce, avrò pacchetto completo o avrò la linea luce emozioni, che ora ovviamente l'ho scritto male, ok? Potrei aggiustare in modo che si veda bene, ok? Acquisita anche il totale. Sì, infatti volevo farvi vedere una cosa, per esempio, torniamo nella nostra offerta. Poi vedo già che qui next sarà in inglese, i bottoni, le varie cosine, possiamo vederle come costruirle in italiano. Il fatto è che puoi anche mettere sempre su questa pagina, puoi mettere istruzioni, per esempio puoi aggiungere che cosa del testo che dice clicca qui, ok? Puoi fare una sorta di guida per le persone, ma penso che sicuramente ci sarà il modo di cambiare anche queste cose qui. Okay? È la prima volta che creo una pagina di checkout per una cosa così con Builderall, quindi lo sto imparando anch'io. Comunque, torniamo su beta, torniamo su Offer Manager, abbiamo linea luce, andiamo su Next, scusa, andiamo su Edit, e ora mi farà editare di nuovo l'offerta. L'offerta era linea luce, il pagamento era in euro, eccetera, eccetera, andiamo avanti su Next. Immagino di voler aggiungere un'altra cosa, per esempio, coaching. Ok? Che ne so, tre sessioni. Ok? Che ne so, 300 euro. Ok? Metti che vogliamo mettere anche questa roba qui. Poi qui diciamo bla bla bla, tutto quello che devi dire. E questo qui non è una membership area però. Questa qui è una opzionale, è un'opzione. Ok? Vogliamo aggiungere un'opzione in più. E questa qui diventa un upsell. Per esempio, aggiungi il coaching personalizzato. Ok? Tema opzionale lo lasciamo yellow, così o che ne so, viola, visto che a te piace viola. Ok? Messaggio di mail che riceveranno, quello che vuoi, grazie per aver acquistato. Salviamo, conferma. Ok, ora voglio farti vedere cosa succede. Guarda qui, quando guardo la mia pagina di checkout, ok, ho linea luce, cosa vuoi? Il pacchetto completo? Qui se vogliamo ci sarà l'immagine, ora non c'è perché non l'abbiamo messa. Vuoi la linea luce emozioni, quindi vedi qui c'è l'immagine che potrei mettere l'immagine proprio di linea luce, di che offerta è, ok? Se vuoi potrei anche farti singole offerte per ogni cosa, ok? Sempre adesso vi spiego tutto. Però
Quello che volevo farti capire è che puoi fare pacchetto completo, pacchetto emozioni, pacchetto quello che vuoi. Vuoi aggiungere il coaching? Sì. Ora che se aggiungo, il costo va su. Ok? Ah, figo. Mi spiego? Sì. Ok. Ora torno indietro all'editing. Immagino di voler, puoi aggiungere quanti ne vuoi, puoi aggiungere un'altra offerta, puoi aggiungere un altro pacchetto. Probabilmente puoi anche aggiungere queste cose qui, anziché come mem no, vabbè, sono membership in realtà. Però nel tuo caso non ho neanche ben capito perché hai creato membership, perché se sono un pacchetto di un acquisto e via, puoi semplicemente fare che chi compra gli dai l'accesso e lo vendi come... cioè l'avevo impostato come membership dentro Builderall, però di fatto è un... Non c'è neanche un pagamento ricorrente, quindi potresti metterla semplicemente come aggiunta. Sì, ok. Volevo farti vedere un'altra cosa che mi è venuta in mente. Torniamo un attimo dentro la membership area. Ok? La membership area l'abbiamo settata, se vado su lucchetto, su linea luce completo. Ok, lo so. Però Sì. possiamo creare altre membership, per esempio. Questa che abbiamo creato era la membership area per il pacchetto completo, giusto? Immagina di voler dare solo un pacchetto. Ok? Come facciamo? Andiamo su membership area, sempre qua. Andiamo su add layout, aggiungi un layout. Aggiungiamo un nostro layout. Sui My Layout aggiungiamo noi che cosa abbiamo? Vedi che abbiamo linea luce, abbiamo quelli che vuoi, ma noi avevamo membership area, la chiamiamo membership area, che ne so, membership emozioni, conferma. E mi sta creando un altro set di pagine con lo stesso layout che sono uguali, ma solo per le emozioni. Quindi andremo lì, cancelleremo quello che non ci serve e ti faccio vedere come lo colleghiamo al checkout, quindi al carrello, in modo che la persona possa acquistare solo quello e se acquista solo quello ha accesso solo a quello invece che a tutto. Ok? Ok. E come le aree riservate, praticamente stiamo creando tre aree riservate che sono simili, ma alcune hanno solo Cioè, dei contenuti. praticamente le persone vedono che ci sono anche le altre, però non possono accedere. Non sono sicuro di questo, che lo vedono. Lo vedono perché gliel'hai detto tu all'inizio, però non è che non sono sicuro se lo vedono anche dentro l'area riservata. Adesso lo vediamo. Ok, guarda che cosa è successo. Che adesso nei nostri layout abbiamo la membership area, cosa qui per esempio la potremmo chiamare adesso, per esempio, membership completa. Se andiamo sulla rotellina, gli diamo il nome che vogliamo, questa qui la chiamiamo membership completa. Ok, salva. Torniamo a tutti i layout. Ora abbiamo membership completa e membership emozioni. Andiamo su membership emozioni. La benvenuto lo possiamo togliere, però avevamo che so, andiamo su guarigione emozionale. Ok. E magari noi vogliamo lasciare solo guarigione emozionale. Ok? Magari Power Fitness non lo vogliamo, quindi lo cancelliamo, oppure vogliamo farglielo vedere, ma non attivo, lo mettiamo solo come testo, non solo come menu. E se vuoi puoi anche aggiungere un pezzo qui dove parli, guarda che puoi acquistare anche gli altri pezzi, ok? Quello che vuoi puoi fare. Però quello che voglio dirti è che possiamo, da dentro questo layout adesso, che è quello delle emozioni, possiamo togliere le parti che non vogliamo. Qui dentro questo layout ci sono delle pagine, tipo il benvenuto
Sì, va bene, lo posso tenere perché... Quello magari lo lasciamo Sì, lo assieme. lasciamo uguale per tutti, però magari potrei veramente lo voglio togliere, lo tolgo. E Power Fitness, quindi cosa faccio? Clicco sulla rotellina, cancella. Ok, e voglio tenere magari solo guarigione emozionale, quindi tolgo anche Power Fitness, cancella. Conferma. Ok, il resto te lo faccio fare a te così vedi di imparare come si fa, ma di nuovo cosa voglio fare? Aggiungere un altro layout, magari cosa abbiamo fatto? Completa emozioni, voglio fare quella corpo, aggiungi layout, qui ti darà, aspetta un attimo, vedi, ti darà tutti, no io voglio avere quelli di, qui ci sono quelli generali, no voglio andare sui miei layout, quale voglio? Ah, quelli della membership. Ok, come la chiamiamo? Questa qui la chiamerai magari corpo, conferma e di nuovo toglierai le pagine che non c'entrano. Ok? Te lo lascio fare a te così poi come compito vedrai se lo riesci a fare, magari riguardano questo video. La cosa che voglio fare però adesso, membership emozioni, se clicco qui, vado sul lucchetto e gli assegno che cosa? Una membership, una area protetta che si chiama emozioni. Perché questo? Adesso salvo e guarda che cosa succede. Ok, quindi questa è la nostra pagina di acquisto. Adesso con la nostra offerta opzionale. Puoi aggiungere quante offerte opzionali vuoi. Immagina di voler aggiungere altro. Vai di nuovo dove? Su beta, sulla borsa, offer manager. E impari ad editare l'offerta. Metti che vogliamo fare altre offerte. Magari vuoi metterle in tre pacchetti diversi. Ok? Puoi fare quello che vuoi. Prova tu. Il modo col quale ti trovi meglio, siccome è un'offerta e dentro con diverse opzioni, e in questo modo la persona può vedere: ah, già che loro stanno comprando qualcosa, puoi fargli comprare diverse cose. Ok? Ammetti che vuoi fare in modo diverso. Un altro esempio potresti fare: se questa è la pagina di vendita delle cose che riguardano il corpo, hai tutte le cose che riguardano il corpo. Quindi ti faccio un esempio: vuoi aggiungere degli integratori? Ok? Ehi, acquista il pacchetto integratori Herbalife, quello che vuoi. Ok? Puoi aggiungere quello che vuoi a questa, già che una persona è lì a fare shopping, se hai altre cose puoi fargliele risultare qui. Di nuovo, l'editing è molto intuitivo, è semplicemente clicca la matita. Questa era l'offerta linea luce di base. Poi vai su Next. E abbiamo aggiunto le sessioni di coaching. Aggiungiamo qualcos'altro, per esempio. Devo provare a fare una cosa. Emozioni 2. Che metto dei numeri a caso, giusto per provare. 2, bla bla bla. Questo qui, per esempio, vogliamo far sì che sia un'altra membership. Ora, ti ho fatto vedere prima che ho creato un'altra area riservata solo per le emozioni. Quello che dobbiamo fare è configurare anche la sua l'area ristretta, l'area protetta. Abbiamo creato linea luce completo, abbiamo creato linea luce emozioni anche. Ok? Devi assicurarti di settare tutte queste parti qui. Quindi questa qui si chiama ok, linea luce emozioni. Magari chiamiamola sulle emozioni. Pagamento, mettiamola manuale pagamento in modo che è connessa al pagamento. Dove vengono mandati quando accedono all'area riservata? Beh, vengono mandati alla pagina che si chiama guarigione emozionale 1, da quella di quell'area lì dove non puoi accedere alle altre. Ok? Dovremmo avere un'altra lista di mail che dovremmo creare che si chiama linea luce emozioni e non pacchetto completo. Questo adesso non lo vado a fare, lascio per esempio questo qua. Ok? Poi te la dovrai aggiustare tu queste cose qui. Salva. Poi se vuoi fare così, puoi anche fare le cose più semplici all'inizio. Questo è il modo un po' più sofisticato di fare le cose. Salviamo e adesso. Modo più semplice, cioè.
più semplice, nel senso che puoi anche mettere tutti nella stessa lista, però poi non sei sofisticata nel saper dire chi ha comprato cosa e ovviamente non puoi fare delle offerte personalizzate, ok? Però, visto che so che stai lanciando tra qualche giorno, secondo me dovresti essere in grado di impostarti queste altre cose qui. Poi ci sono io qui che ti aiuto. Nel caso facciamo qualche altro tutorial per gli altri. Comunque, sia tu sia che gli altri che siete tutti qui in live a vedere questo video. Andiamo adesso un attimo su Offer Manager di nuovo. Sempre linea luce. Clicchiamo. Next. Andiamo sul pacchetto linea luce emozioni, mettiamo membership, ma adesso anziché linea luce completo dovrebbe esserci emozioni. Ok? Quindi chi comprerà questo pacchetto verrà mandato a quale area riservata avrà accesso a quella delle emozioni che abbiamo duplicato. Ok? Questa era la cosa che volevo farvi vedere. Salva, conferma. Ok? A questo punto poi voglio anche dirvi che Builderall sta creando un sacco di altre integrazioni per altre cose. Qui c'è l'integrazione per il blog, qui c'è l'integrazione con altri pagamenti a cui stanno lavorando. Comunque, un'altra cosa che possiamo fare, qui il sales manager potrai poi vedere le persone che hanno comprato, quanti hanno comprato, eccetera, eccetera. Quello che voglio solo farti vedere prima di aver finito è settare Manage Automated Email, settare le email. Quando clicchi qui ci sarà default, ma devi aggiungere tu quello che vuoi, chiamiamole email linea luce, anzi linea luce. Queste sono le email che le persone possono ricevere quando hanno fatto alcune cose. Ne hai 4, 1, 2, 3, 4. Cosa vuol dire? Abandonment cart vuol dire che se qualcuno va sul carrello e per esempio sceglie dei prodotti, ma poi non acquista, magari gli puoi mandare un'email il giorno dopo che dice 20% di sconto. Oppure, ehi, ho visto che non hai acquistato. Ehi, senti, ho visto che non hai acquistato, vuoi avere uno sconto? Queste persone ti vanno in automatico da qualche parte, diciamo, Sì, in qualche gli puoi lista. dire, sì, perché se tu, come hai disegnato il processo, adesso te lo faccio rivedere, come hai disegnata quella pagina di acquisto, prima le persone mettono il loro nome all'email e poi i dati del pagamento. Nel momento che hanno messo il loro nome nell'email, magari, non so, si sono distratti, non hanno pagato, hanno andato a buon fine, ma tu non li hai persi, puoi dirgli, ehi, hai abbandonato il carrello, torna, ok? E ovviamente questa qui è proprio un'email, te la devi editare, ok? La seconda, l'acquisto è completato, anche qui la devi editare, ok? Per esempio, ehi, ciao, bla bla bla, grazie per il tuo acquisto, visto che hai comprato questo. Nota che qui ci sono dei codici. Purchase code, offer title, questi qui non li devi cambiare, questo al posto di offer title, sì, perché questi qui sono tag, vuol dire che al posto di offer title verrà il titolo dell'offerta che tu hai messo, quindi ci sarà scritto qui linea luce, pacchetto emozioni, ok? Quindi tu puoi dire per esempio, guarda che questo è il tuo codice di acquisto, la tua offerta è stata questa. Ok? Ti consiglio di fare delle prove con 1 euro da sola così per capire come funziona il processo. Questo se hanno impostato un pagamento ricorrente, gli puoi dire, ehi, grazie che hai comprato questa cosa qui, questo è il pagamento ricorrente che avrai ogni mese e queste le email se cancellano il pagamento ricorrente. Ok? Quando l'hanno cancellato. Puoi impostare tutte queste cose qui. Ok? Quando hai fatto, confermi. Domande? Fino a qui? Ok, No, devo soltanto voglio solo provare a livello provare, pratico. esatto. Voglio farvi vedere una cosa su live. Vedi come funzionano le offerte? Qui siamo sulla nostra pagina dell'offerta. Aspetta che ti metto in un posto dove ti metto qui. Ok, di nuovo, qui ci sarà l'immagine delle cose che sceglierai. Io immagino che adesso scelgo di avere, magari scelgo di me comprare questo. Di aggiungere, aspetta un attimo, scusa. Praticamente dal più le persone metteranno la spunta di quello che vogliono, giusto? Esatto, per esempio, noi siamo qui. Questa è un'offerta che
che dentro è fatta dal pacchetto completo, e in questo caso avremmo sbagliato perché il pacchetto completo include il pacchetto emozione, quindi non lo posso togliere. Quindi quello che vuoi fare invece è metterle tutte come aggiunte. Okay? Quindi tu potresti mettere, anziché un'offerta unica con tre cose che non sono vedi scindibili, puoi metterle, il pacchetto emozioni puoi metterlo come aggiunta, come abbiamo fatto qua. Ok, quindi lascio solo il pacchetto completo così, Sì, però se tu così lasci, com'è. in questo caso io lascerei, no, in questo caso io farei, anziché avere il pacchetto completo, avere tre spunte con pacchetto emozioni, pacchetto benessere e pacchetto quello che era, insomma, quei tre, e se vogliono li spuntano tutti e tre. Ok? Ok, però la cifra aumenta, allora non è più 197. Cioè io volevo fare un pacchetto agevolato per chi acquista tutto quanto, E perché sennò finirebbe allora puoi fare, a 197. allora puoi fare che le cose singole costano X, ma poi puoi fare un'offerta che tutti e tre ha. Che prova a giocare col Ok, tabello, ti quindi tu assicuro qua metto che capirai un'offerta. come funziona. Però la cosa che ho visto qui adesso è che l'offerta funziona così, è un'offerta con dei pezzi che non sono scindibili. Vedi che se io qui voglio togliere il pacchetto completo non posso? Ok? Quindi devi impostarti questa cosa nel modo che lo vuoi fare tu. Però potrei avere pacchetto emozioni, pacchetto mente, pacchetto singolo, oppure tutti e tre i pacchetti sconto il 20%. Che ne so. E spunto quello e dico, ah sì, voglio questi Ma tu ad tre. esempio qui non potresti prendere soltanto pacchetto emozioni? In questo contesto, come l'abbiamo fatto noi, no, ma perché solo perché ci siamo sbagliati. Se vai nello shopping e cambi questa offerta, la metti come opzionale, sì. Mi spiego? Ok, dicevo, in questo caso noi ora abbiamo impostato questa cosa in realtà nel modo sbagliato, ok? Perché appunto non posso scindere emozioni, pacchetto completo, ma se vado di nuovo sul mio offer manager, creiamo così un'offerta che si chiama linea luce, la editiamo e l'offerta la chiamo linea luce pacchetto completo, ok? Dove dentro ha quali item ha? Non ha l'item linea luce pacchetto completo, ha l'item per esempio, come si chiamava? Power Fitness? Power Fitness. Ok? Ok? Poi? Potere Un attimo. Ok, questo si chiama Power Fitness, lo salviamo. C'è un errore in qualcosa. Ah, non l'ho messo la descrizione. Ok. Eccetera. Power Fitness. E poi qui lo chiameremo il potere della mente. Questo è il coaching. Però questa sarà l'offerta completa. Ok, con i prezzi che dirai tu, direi qui c'è lo sconto, eccetera, eccetera. Se vuoi fare un'altra offerta, sempre nel offer manager, fai un'altra offerta, aggiungi sul pulsantino verde, e questa qui la chiami linea luce pacchetto singolo, ok? Dentro cosa c'è? Bla bla bla, oppure due pacchetti, aperta parentesi, sconto 10%, che ne so, ok? Quello che vuoi, ok? Però adesso ti direi semplicemente, se tu giochi col carrello ti trovi l'opzione che vuoi, puoi metterle, ecco, o come opzionali, o come offerta, come quello che vuoi. L'idea è che puoi avere più offerte e più opzioni dentro le offerte. È più facile da fare che non da spiegare. Quando giochi col carrello tu sarà facile farlo. Ok? Ok. L'ultima cosa che voglio farvi vedere adesso è questa cosa qui. Che se vado sul live, di nuovo, posso scegliere cosa comprare. Immagina che questo qui l'avrò chiamato dopo linea luce pacchetto completo, aperta parentesi, sconto 10%. Qui ci sarà scritto appunto il pacchetto mente, emozioni, corpo, prezzo, così, 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 ma qui avrei scritto tu sconto 10%, 10%,
Il totale anziché 2,40 sarà del 10%. Ok? Quando vado su Next, guarda la cosa che mi fa fare prima. Prima mi chiede l'email, il nome, di creare la password, di confermare la password. Mi fa creare un account. Ok? Quando mi ha fatto creare un account, dopo posso confermare e andare avanti. E a questo punto mi fa fare poi il pagamento. Ok, ora qui non me lo può fare perché sono in fase di preview. Però questo è quello che volevo dire. Prima mi fa creare un account e poi mi fa acquistare. Questo ti permette di vedere chi ha acquistato, chi non ha acquistato, chi magari ha visto chi, e non ha acquistato. Ok? Una cosa che ti consiglio poi di fare quando avrai tutto sotto controllo è di creare un video di come acquistare, perché vedi che ci sono ancora un paio di cose che qui saranno in inglese. Login, sign up, magari secondo me sarà molto facile perché devi solo cliccare next, non c'è nient'altro che puoi fare. Però se vuoi fare un video dove direi ciao, vi spiego come acquistare, sarebbe una cosa carina. Ok, poi Ok, la questo visita magari all'inizio questo. sì, poi perché all'inizio, adesso che builderò è appena arrivato in Italia, però sicuramente faranno queste cose anche per l'italiano. Ok, volevo solo farvi vedere un'ultima cosa, che è il flow di queste pagine, nel senso, che cosa diamine abbiamo creato, visto che so che è un po' complicato, magari uno ha perso l'idea di ok, abbiamo fatto tantissime cose, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la nostra pagina di vendita. Ok, le persone saranno mandate da te, Deborah, a questa pagina di vendita. Metti che fai l'evento live, gli dai un link a questa pagina con Bitly, con quello che vuoi. Da questa pagina loro, se cliccheranno, mettiamo l'anteprima, se cliccheranno, verranno mandati alla pagina di acquisto, ok? Immagina che acquisteranno, che ne so, il pacchetto completo, verranno mandati a che cosa? Verranno iscritti all'autoresponder che abbiamo scelto, verranno mandati alla membership che abbiamo scelto. Quindi andranno presenti nella membership completa. Adesso le persone possono scegliere se prendere ad esempio pacchetto completo oppure pacchetto mente o cioè, Scusa? Te possono fare l'opzione adesso. lo devi impostare tu. Non ti ho fatto tutte e tre le offerte. Ti ho detto gioca col carrello e fatti le tre offerte come le vuoi tu. Perché ci sono più modi di avere lo stesso risultato. Ok. Te lo Sì, faccio no, vedere. dicevo che Te lo faccio siccome vedere un queste attimo. persone non potevano, cioè, potevi soltanto unirle, quindi, cioè, potevi soltanto prendere tutto, anche adesso è così. Sì, però se lo vuoi cambiare puoi cambiarlo. Sì, Solo ho che non te capito. l'ho fatto io. Se tu vai di nuovo sull'offer manager, ti disegni. Noi abbiamo fatto solo il pacchetto completo, te ne aggiungi un'altra, la chiami emozione, te ne aggiungi un'altra, la chiami quello che vuoi. Capisci un attimo qual è la combinazione che vuoi fare tu. Ok? Poi se hai dei dubbi mi chiedi. Ok? Però dovresti riuscire a fare quello che vuoi. Quindi le persone sono lì, vanno sulla pagina di vendita, acquistano. Ah, scusa. Dopo che hanno acquistato, vengono mandati prima di tutto alla pagina di benvenuto e poi alla pagina delle lezioni in base a quello che hanno acquistato. Ok? Ecco che cosa abbiamo creato. Adesso tu, Deborah, dovrai andare dentro e crearti tutte le varie, mettere le tue Tutto. informazioni. Va Ok, grazie bene? mille. Ok. Figurati. Buon video a tutti, buona creazione delle vostre membership, dei vostri funnel. Di nuovo, so che queste cose tecniche possono spaventare un po' ed essere un po' antipatiche, ma impara una volta e guadagna per sempre. Mi mando un abbraccio e ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il mondo.